Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Il garante dei detenuti attacca la Lega, ma soprattutto i decreti sicurezza. Ma parliamoci chiaro, i decreti sicurezza non sono né razzisti né nulla di tutto questo. Sta di fatto che il Presidente della Repubblica li ha firmati in quanto aderenti alla Costituzione. Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione, verifica ogni legge, è il suo ruolo, ogni legge va da lui in firma, col suo pool di costituzionalisti verifica che ogni legge sia nei canoni corretti di quella che è la Costituzione, la legge italiana. Decreti sicurezza sono passati tranquillamente dal Quirinale con delle richieste di eventuali alcuni dettagli, di modifiche che non riguardano il nocciolo del decreto di sicurezza. I decreti di sicurezza vanno benissimo. Quello che chiede Mattarella non c'entra niente con il tema con il nocciolo del decreto. E quindi, se no, non li avrebbe firmati, parliamoci chiaro, li avrebbe rispediti al mittente. Dice: sono incostituzionali, cambiateli. Invece no, erano delle suggerenze, dei suggerimenti, meglio. Quindi i decreti sicurezza non sono razzisti, sono dei decreti sicurezza che cosa hanno fatto? Attenzione ai decreti sicurezza. Hanno disincentivato le partenze. Disincentivando le partenze sono partiti di meno. Partendo di meno sono arrivati di meno. Ma partendo di meno sono morti anche di meno in mare. Quindi l'effetto secondario dei decreti sicurezza non è stato voluto, è venuto fuori da solo. È proprio quello di diminuire le morti in mare. Più partenze, più morti, meno partenze, meno morti. Questo è ovvio. Ci sono quelli che dicono: ma ci sono i morti che non si vedono. Eh sì, ci sono i morti che non si vedono quando ne partono tanti e quando ne partono pochi. Ma quando ne partono tanti, i morti sono di più. Mi sembra assolutamente una ovvietà. Una ovvietà. Quindi, che vi piaccia o no, che vi piaccia o no, i decreti di sicurezza di Matteo Salvini indirettamente hanno salvato molte vite umane perché persone che non sono mai partite e non sono mai morte. Quindi tutto questo cancellare questi decreti di sicurezza, che cosa vuol dire? Ha avuto il pregio, il decreto sicurezza bis, di diminuire fortemente l'arrivo di clandestini. Non stiamo parlando di naufraghi, persone che scappano dalla guerra, quelle sono una piccola parte. I decreti di sicurezza hanno fermato in gran parte l'arrivo di clandestini, cioè persone senza documenti. Lavoro di Salvini lodato anche dai magistrati intercettati, compare Amara. Matteo Salvini sta facendo un buon lavoro, non gli si può dire nulla, siamo indifendibili ad accusarlo di sequestro di persona, perché in realtà sta facendo il suo dovere per quello che viene pagato, ma dobbiamo attaccarlo. Palamara docet, no? E quindi i decreti di sicurezza, c'è questo accanimento solo perché li ha fatti Salvini, e in quanto li ha fatti Salvini deve essere qualcosa di brutto, di razzista. In realtà non è così, è una finta ricostruzione di un'area politica di sinistra. Ma il garante dei detenuti dice, appunto, alla Lega, dice che le dichiarazioni di Salvini non meritano commento. A dire la verità, Mauro Palma ha difficoltà a rispondere alla Lega da quando gli chiedemmo lumi sullo stipendio, peraltro senza ottenere risposta. C'è chi è pagato per preoccuparsi di clandestini e delinquenti e chi preferisce tutelare forze dell'ordine e cittadini per bene. Questione di gusti, lo dicono i parlamentari leghisti Nicola Molteni e Stefano Candiani, sottosegretario all'interno con il ministro Salvini dopo la richiesta al governo da parte del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute a mantenere l'impegno di cambiare i decreti sicurezza non solo per il loro contenuto specifico, ma perché sono indicatori di culture che fanno in qualche modo individuare il migrante come nemico da osteggiare. Ma non è vero. Il decreto sicurezza non fa percepire il migrante come un nemico da osteggiare. Stiamo parlando di clandestini. Il migrante è una cosa, il
Il migrante clandestino è un'altra cosa. Non facciamo di tutto la stessa cosa, di tutto un'erba un fascio. C'è il migrante con i documenti, a cui nessuno ha mai detto nulla, e c'è il clandestino, quella persona che in maniera premeditata cerca di entrare in Italia senza documenti. È illegale questo, è contro la legge italiana. Quindi i decreti sicurezza vanno nella direzione di far rispettare le leggi italiane, non di farle disattendere. Quindi i decreti di sicurezza vanno in quella direzione, non vanno in nessuna direzione di razzismo, nemico da osteggiare, il migrante come nemico, no. L'unica ragione è quella di fermare il flusso di illegali dall'Africa all'Italia. Tutto qua, che piaccia o non piaccia. E così Mauro Palma, a margine della presentazione della sua relazione al Parlamento, parlando di CPR, ha sottolineato infatti come siano un prodotto di una certa cultura che appunto i decreti sicurezza hanno acuito. Una certa cultura, chissà. Le condizioni di alloggiamento lì spesso sono peggiori di quelle del carcere, soprattutto in relazione ai tempi di permanenza che possono arrivare fino a 6 mesi. Stare 6 mesi in un luogo dove non c'è niente è impossibile, scatena solo l'aggressività, ha evidenziato Palma. Nel CPR, in sintesi, i numeri sono bassi, ma c'è una situazione deprecabile sul piano delle condizioni. Intanto si registra la reazione di Matteo Salvini. Una reazione abbastanza forte, come ultimamente Matteo Salvini sta facendo con tutti. Ecco, ha cambiato atteggiamento Matteo Salvini. E Salvini dice così: il garante dei delinquenti contro i decreti sicurezza è la conferma, dice, che sono decreti fatti bene e che di aver bisogno di un garante non sono detenuti e spacciatori, ma gli agenti della polizia penitenziaria, troppo spesso aggrediti, minacciati e perfino denunciati. E ancora, io sono stato scelto dagli italiani, il garante dei delinquenti, da chi è stato scelto? Punto di domanda. Quindi dal garante dei detenuti per Salvini diventa garante dei delinquenti. L'associazione Antigone reagisce alle parole di Salvini, che sono assolutamente giuste, attraverso il presidente Patrizio Gonnella, che dice: la relazione presentata oggi dal garante nazionale delle persone private della libertà personale, detenuti, perché bisogna dire private della libertà personale, ah beh, avete capito, no? È un po' come Bidello che diventa operatore scolastico, lo spazzino diventa operatore ecologico, l'infermiere operatore sanitario, e adesso il detenuto diventa persona privata della libertà personale. Dice: ma tuo papà cosa fa? Mio papà è un privato della libertà, è una persona privata della libertà personale. Come? Te l'ho detto, no? Capite, no? Adesso non si parla più di detenuti, si parla, dice, ti faccio arrestare, no, ti faccio diventare una persona privata della libertà personale. Capite la sciocchezza di questo buonismo, di questo perbenismo forzato? È veramente, che brutta situazione, che brutto periodo del storico che in cui viviamo. Noi, almeno io con 46 anni, ho vissuto i tempi degli anni 80, 90, dove non c'era tutte queste scenette buffoniche, no? Che bisogna il garante nazionale delle persone private della libertà personale. Ma parlate come mangiate, va? Perché adesso dire detenuto è offensivo. È offensivo. Vabbè. Mauro Palma, in occasione della giornata internazionale per le vittime di tortura, è di grande significato giuridico, costituzionale, sociale, ma anche simbolico. Essa ripercorre in modo assolutamente fedele un anno di vicende che hanno riguardato i luoghi di privazione della libertà. Il carcere è un luogo di privazione della libertà. Voi direte: eh sì, certo, ma perché la parola carcere non va bene? Detenuto e carcere non va bene. Adesso il carcere è un luogo di privazione della libertà. Va bene. Ve lo siete segnato? Che i carceri sono luoghi di privazione della libertà. Segnatevelo bene, così potete parlare anche in maniera più eticamente corretta. Ecco.
E così parlano di attacchi volgari dell'ex ministro dell'interno Matteo Salvini, che ha definito il NPM italiano, come garante dei delinquenti. Costituiscono un emblema di quella che è la sua cultura e il suo rispetto per le istituzioni. Ma io, cari amici garanti come si chiamano, no? Garanti delle persone private della libertà personale, io direi che Matteo Salvini fino adesso ha preso solo insulti e ha mandato baci e offerto birre. È ora di rispondere. Pane al pane, denti ai denti, come si, era così, no? Pane al pane, vino al vino, no? Pane al pane, vino al vino. Tu mi insulti, io ti insulto. Ecco, finalmente Salvini ha preso la strada del rispondere in maniera adeguata a chi lo offende. Mi sembra giusto. Ecco, secondo step è passare anche a denunciare chi ti insulta, caro Matteo, Salvini. E poi dice anche le più alte, arrivando alla nomina del garante sul decreto del Presidente della Repubblica, la sua conoscenza del diritto internazionale e del diritto interno, ma anche al rispetto della legalità costituzionale, dice Gonnella. Vabbè, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata, arrivederci.